Bentornati sul canale YouTube, oggi vi porto alla scoperta dei primi pesci da inserire all'interno del vostro acquario. Vedete com'è. Prima di farvi vedere tutti quanti i pesci, per quelle persone che vedono questo canale per la prima volta, vi invito ad iscrivervi. Per voi è gratis, per me è di supporto per creare contenuti sempre più interessanti per voi. Ma andiamo subito al sodo. Qual è il primo pesce che ognuno di noi ha sempre inserito solitamente all'interno della vasca? Il pesce che si nutre di alghe, perché all'inizio della maturazione ci sono sempre delle alghe all'interno della vostra vasca. Il pesce per antonomasia è l'ancistrus, quel pesce con la ventosa che pulisce eventualmente legni dalle muffe, rocce dalle alghe verdi. È questo piccolo pesciolino che di solito comprate attorno a una taglia di 2-3 cm, la dimensione adulta sarà verso i 15 cm. Ne basta uno per una vasca da 50 litri, per vasche più grandi si passa 2, 3, 4 esemplari. Ma andiamo a vedere anche il secondo pesce più blasonato di tutti. Il Corydoras, ossia il pulitore da fondo, chiamato volgarmente così, è un pesce appartenente alla famiglia dei pesci gatto che ha dei baffetti e con i quali lui setaccia il fondo. Predilige fondi sabbiosi. Perché gli sabbiosi? Perché lui aspira la sabbia tramite le branchie, dopo espelle la sabbia e in bocca gli rimane il cibo che hanno avanzato altri pesci o che non l'hanno visto. Ci sono tantissime colorazioni, in questo caso c'è il Corydoras paleatus o sale e pepe, se vogliamo dirla tutta, insomma un pesce da branco, almeno 3 esemplari minimo per una vasca da 50 litri, salendo anche 5, 10, 15, 20, un bel branco di Corydoras, bellissimo vederli nuotare insieme. Passiamo al pesce numero 3. Che non è un pesce ma è un crostaceo, si chiama Caridina japonica, piccolo gamberetto di colore grigio, anche qui si compra solitamente una taglia sui 2 cm e mezzo, 3, e dopo arriverà a 6 cm, completamente innocuo ma mangia un sacco di alghe filamentose. Utilissimo in vasca, io consiglio uno ogni 10 litri di acquario, quindi con 50 litri, 5 gamberetti, top. Passiamo al pesce numero 4. Il quarto pesce che vi faccio vedere è il Molly, un pesce che può presentare diverse colorazioni, arancione, bianco, nero, bianco e nero, sono veramente belli, vivaci, sono sia la varietà light tail che è coda di luna dietro, sia la varietà normale, un maschio e 2-3 femmine, rapporto corretto, pesce che si riproduce parecchio, pesce alghivoro, mangia un sacco di alghe verdi, alghe filamentose, quindi molto utile all'interno della vasca per avere sempre la vasca pulita. Stazione in tutta la colonna d'acqua, molto molto frenetico, perché ama questo tipo di comportamento, è l'ideale. Andiamo a vedere il pesce numero 5. Pesce numero 5, considerato immortale, Barbus tetrazona, diverse colorazioni, verde, nemo, classico, bianco, insomma sono di tutti i colori, fortissimi, molto molto robusti, unica pecca, aggressività. Attenzione, mai mescolarli con guppi, mai mescolarli con combattenti sicuramente no, o comunque con pesci di taglia medio piccola, con discus assolutamente no, comunque un pesce un po' così, però fortissimo per chi vuole vivacità, colore e veramente robustezza, questo è il pesce che fa per voi. Andiamo al pesce numero 6. Pesce numero 6, Brachydeiro aereo, chiamato anche Juventino, dalle strisce bianche e nere, anche se sono più bluastre, comunque lo trovate sia nella colorazione bianca e blu, una colorazione completamente bianca, colorazione albina che ha gli occhi rossi, o il Frankie che è tutto quanto puntinato, pesce che staziona nella parte medio-alta della vasca, pesce molto molto veloce, molto forte, robusto, ideale per le vasche di neofiti. Non ha particolari problemi nella convivenza con pesci come guppi, neanche con le neocaridine, neanche volendo con un combattente, insomma un pesce tranquillissimo però molto 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 forte. Potrei parlarvi di moltissime altre varietà, queste sono quelle che reputo più facili e più utili da inserire all'inizio, però se volete informazioni relative a altre tipologie di pesci o consigli mi potete scrivere nei commenti o anche privatamente. Se vi è piaciuto il video vi mettete un like e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!